Nuove norme sui crediti deteriorati non pesino sulla ripresa. È l'auspicio del presidente dell'ABI, Antonio Patulelli, che invoca un maggior coordinamento tra le istituzioni europee. Sentiamolo con Fabrizio Patti. L'Associazione Bancaria Italiana ha atteso il comitato esecutivo di oggi per esprimersi sulle nuove normative a livello europeo sui crediti deteriorati. Il presidente Antonio Patuelli ha riconosciuto i passi in avanti fatti nell'ultima versione del cosiddetto addendum alle linee guida della Banca Centrale Europea, ma non ha nascosto le preoccupazioni, a partire dal rischio di una contrazione del credito alle imprese. La preoccupazione del peso di queste nuove normative nei confronti delle imprese in Italia in genere e soprattutto delle piccole e medie imprese. C'è anche un secondo problema. Le indicazioni giunte dalla BCE non sono coincidenti con le proposte emerse dalla Commissione europea. Perché oggi abbiamo una incertezza prospettica del diritto europeo sugli NPL. Le banche che cosa possono programmare nella incertezza del diritto prospettico? Per il presidente dei banchieri italiani la partita non è finita. Ci muoveremo in maniera sempre costruttiva per ottenere che cosa? Che le norme per la stabilità bancaria non appesantiscano le prospettive di una più solida ripresa. L'addendum della BCE prevede che le sofferenze bancarie siano svalutate completamente in 2 anni se non coperte da garanzie immobiliari e in 7 se coperte da ipoteche. Rispetto alla versione dello scorso ottobre è stato aggiunto un periodo di 3 anni di cuscinetto prima dell'entrata in vigore.